nome Dio, tutte le volte che Matteo gli è stato possibile, ha sostituito Dio con una delle formule che erano tipiche, che usiamo anche noi in italiano. Una di queste era il cielo. Quante volte diciamo grazie al cielo? Mica ringraziamo l'atmosfera. O il ciel non voglia. Pertanto, regno dei cieli non significa un regno nei cieli, dal di là. Da qui è stato tutto l'equivoco. Regno dei cieli significa il regno di Dio. Cioè Dio è il re di queste persone. E qual era la caratteristica del re? Colui che si prendeva cura dei poveri, dell'orfano e della vedova. Allora Gesù, altro copio dei popoli, Gesù sta facendo una proposta che può essere verificata subito, immediata. Non è una promessa, è una constatazione di una realtà. Quelli che liberamente e volontariamente, per amore, si sentono responsabili della felicità e del benessere degli altri, beati perché? Perché di questi Dio si prende cura.